Io mi sono proprio scioccato. Infatti questa volta cerco di mettere il meglio possibile, come l'ultima volta. Capita una volta nella vita. Io mi emoziono solo a vederli questi ragazzi. Quando abbiamo iniziato, diciamo, eravamo all'oscuro di tutto. Abbiamo suonato per Presidente Emerito Napolitano, per Papa Francesco e per il Presidente Mattarella qualche settimana fa e adesso, appunto, martedì prossimo per il Re di Spagna, il Presidente del Portogallo e di nuovo per il Presidente della Repubblica. Poi, tra l'altro, il teatro più importante d'Europa, che è il nostro Teatro San Carlo. Andare a San Carlo è un'emozione grandissima perché sapendo che il San Carlo è un posto meraviglioso ed è uno in tutto il mondo, è un grande onore non solo per me ma per tutta Sanità Ensemble perché andremo in tanti a suonare lì. E suonare pure davanti al presidente, tre presidenti è una grande cosa. Non pensavo di andare a suonare delle grandi persone come Presidente della Repubblica. Come ti senti? Adesso un po' emozionato per andare martedì, sono molto emozionato. Io mi sono proprio scioccato. Infatti questa volta cerco di mettere il meglio possibile, come l'ultima volta. Capita una volta nella vita. Io mi emoziono solo a vederli questi ragazzi. Sicuramente una famiglia prima di tutto, perché qui veniamo, come dire, con un altro spirito. Sì, è vero che veniamo qui per suonare, però comunque noi veniamo qui per stare insieme, per imparare prima a stare in orchestra e poi a suonare, diciamo. E diciamo che Sanità Ensemble è particolare pure perché nel contesto in cui nasce. Lo descriverei come una famiglia, perché siamo tutti uniti, suoniamo insieme. Se per esempio noi tutta la giornata, no, andiamo a scuola. Poi il pomeriggio, per esempio, non tieni mai niente da fare, no? Allora decidi di fare altre cose. Per esempio, dai compagni tuoi dicono facciamo questa cosa, però è una cosa sbagliata. Se ti portano a fare una cosa sbagliata, però tu se hai questa opportunità dell'orchestra, vieni di nuovo preferisci più andare all'orchestra che andare a fare cose sbagliate.